Adesso ascoltiamo la puntata dedicata da Blu Notte al caso di Nada Cella in due parti. Quello che raccontiamo questa sera è un mistero di provincia, una storia di gente per bene, di gente alla buona, di gente che nasconde al suo interno un feroce assassino. Già, Lucarelli dà un'impronta, gente per bene, gente alla buona, che nell'elogiare limita già in qualche modo orienta, ecco, magari l'opinione di chi ascolta, soprattutto in quegli anni, siamo nel 98, a soli 2 anni dall'omicidio Cella. Capace di un omicidio di estrema violenza. La vittima è una ragazza di 25 anni e per come è dura, misteriosa e spietata questa storia, potrebbe averla scritta il più duro, misterioso e spietato degli autori di romanzi gialli, Giorgio Scerbanenko. Il teatro di questo mistero è un palato. Io in questo sono in totale disaccordo perché le vicende narrate da Scerbanenko sono molto urban. E qui siamo in un paese di provincia, un paese grande, una cittadina, però direi che contrasta con la premessa, però andiamo avanti. Palazzo nel centro di Chiavari, in provincia di Genova. Un condominio di via Marsala, la mattina di lunedì 6 maggio 1996. Un palazzo di 5 piani, come tanti ce ne sono in provincia. Un condominio di gente per bene, che si alza presto alla mattina ed è subito in movimento. Un palazzo silenzioso, un palazzo per bene in cui, come dicono gli stessi inquilini, le porte non si sbattono per principio. La nostra storia, il nostro mistero, invece, inizia proprio con un rumore inquietante. Un tonfo, prolungato e violento, che una inquilina del palazzo sente sul pavimento del piano di sopra. Un rumore strano in quel palazzo che già da 2 ore si sta mettendo in moto come un piccolo formicaio. Già dalle 7, in quel palazzo al numero 14 di via Marsala, c'è un viavai continuo di gente. C'è un finanziere che torna dal lavoro. C'è la donna delle pulizie sulle scale. Ci sono donne che vanno a fare la spesa, che portano il bambino dai nonni. C'è anche una signora che scende per chiudere il portone lasciato aperto dalla donna delle pulizie. Un viavai continuo. E poi, alle 9 e un minuto, quel tonfo. Riguardo all'andirivieni di quel giorno ci torneremo e anche sul portone le versioni non sono concordi, qualcuno dice che era rimasto in ogni caso aperto, ma più o meno tutti raccontano la stessa storia, ovvero che c'era movimento, il palazzo, il condominio si era messo in moto, come tutta la città. È un rumore strano. Cos'è stato? È un rumore che sentiamo alle 9 un minuto esatto, lo sappiamo con certezza, perché la signora che abita nel palazzo in quel momento, quando lo sente, sta guardando l'orologio. Cos'è stato? Cos'è quel tonfo? Un rumore come tanti. Come i rumori ovattati della mattina che si sentono in quel palazzo che si sta animando rapidamente. Nessuno ci fa caso più di tanto. Alle 9:12, un commercialista che abita in quel palazzo di via Marsala assieme alla madre scende al piano di sotto per andare in ufficio, distante appena una rampa di scale. Apre la porta, chiusa con solo mezzo giro di chiave, e nota che la segretaria è già arrivata, perché nell'atrio ci sono le tapparelle alzate e la luce accesa. Pensa che ci sia un cliente, perché di solito quando sono da soli, lui e la segretaria, quella luce la tengono spenta, ma non sente alcun rumore. Così va in ufficio, lontano dall'ufficio della segretaria, ad appoggiare le carte che ha in mano. In quel momento squilla il telefono. La segretaria non risponde e allora il commercialista alza la cornetta ma non sente niente. Pensa ad un fax in arrivo, così va nell'ufficio della segretaria a vedere. Mentre si avvicina, sente qualcosa di strano, un respiro inquietante. Io sono sempre rimasta colpita da questo fatto, sul quale pure torneremo, ovvero che Soracco entra, si infila nella sua stanza, che sarebbe la prima, e nemmeno saluta. Questo può dipendere dalle abitudini di ciascun contesto e anche da una certa natura ligure, poco incline ai grandi saluti, però rimane singolare che uno entrando non dica, tanto più che è lunedì, quindi non, in teoria non ci si vede da venerdì, non ci si sente da sabato, no? Stando poi appunto alla versione di Soracco. Però
Neanche un buongiorno, tanto per sondare, se la luce è accesa e tu dici che questo è sintomo del fatto che la segretaria c'è, che qualcuno è arrivato, magari ti affacci, sei il datore di lavoro, sei il titolare. Invece no, lui se non fosse stato perché sentiva il telefono squillare e nessuno risponde, se ne va nella sua stanza. In stile Giusy Faustini, no? Ricordate Via Po, ma a lui non interessa. Entra e magari chissà quando l'avrebbe salutata o quando si sarebbero parlati dopo 10 minuti, dopo 20. Un rantolo. Stesa a terra, tra la scrivania e il muro, c'è Nada, la segretaria, immersa in un lago di sangue. Il commercialista si avvicina, la tocca, sente che è ancora viva e corre a chiamare aiuto. Non trova il numero dell'ambulanza, allora chiama il 113. E poi telefona al piano di sopra, alla madre, che scenda assieme alla zia a vedere, perché a Nada è successo qualcosa. La telefonata arriva al 113 alle 9:15. Alle 9:20 già un'ambulanza si ferma in via Marsala. Tra le persone che scendono per salire all'ufficio del commercialista c'è Andrea Grillo, infermiere presso la Croce Verde. Lo ha intervistato per noi Alessandro Riva, che assieme a Lorenzo Viganò si è occupato del caso. Lei è uno dei barellieri che hanno soccorso Nada Cella. Ci vuole raccontare che cosa è successo quel mattino, dal momento in cui avete ricevuto la chiamata a quando siete arrivati in via Marsala? Erano le 9:15 circa, è arrivata una chiamata da parte del locale commissariato che ci diceva di andare in via Marsala, civico 14, che una ragazza si presumeva che era caduta e perdeva sangue. Quindi noi siamo immediatamente partiti con i nostri mezzi d'emergenza e dopo alcuni minuti siamo arrivati sul luogo. Il portone era aperto, siamo dovuti salire su, davanti all'ingresso dello studio c'era il dottor Soracco che ci aspettava e ci ha accompagnato nell'ufficio della segretaria. Quindi appena entrati abbiamo subito visto la ragazza coricata supina con la testa rivolta verso il muro e i piedi diretti verso la scrivania e attorniato da un lago di sangue. Voi che cosa avete fatto a quel punto? E noi subito ci siamo avvicinati per accertarci delle reali condizioni della ragazza e appena mi sono avvicinato subito ho visto che la ragazza la conoscevo, che era una mia amica, Nada, e comunque abbiamo visto che perdeva sangue, non si capiva, poi visto anche la quantità che c'era da dove. Con il ragazzo, ancora ragazzo, qui Grillo dice Nada, una mia amica, però non si approfondisce più che tanto a livello mediatico. La conoscenza di questo Grillo, perché vedi una tua amica, rimani doppiamente sconvolto perché è umano. Dire amica oggi non è facile, oggi, già negli anni 90, poi magari era un'amicalità molto generica in questo senso, però la puntata non approfondisce. Se dalle orecchie, dalla testa e quindi siamo subito scesi all'ambulanza a prendere il materiale che occorreva per trasportarla, siamo risaliti nell'ufficio, abbiamo spostato di peso la scrivania che ci impediva i movimenti, l'abbiamo caricata e portata di corsa in ambulanza. Che subito si è accorto della gravità. era Quindi Grillo ci conferma che hanno spostato, e quindi di questo si parlava in qualche scambio di vedute nei video scorsi. Erano due, tre, quant'è il protocollo? Tre. Si sposta e quindi si tocca, è normale e non ci dovrebbe essere nulla da discutere, anche perché se si vuole risolvere un caso, continuare con questo mantra, la scena del crimine è stata alterata, non si può più sentire. Ci sono tanti modi di cercare delle tracce. E se c'è da soccorrere un ferito, naturalmente la scena verrà alterata come è giusto che sia. Giusto? si vedeva sia per l'enorme quantità di sangue presente nella stanza, sia anche perché era incosciente, respirava a malapena, aveva anche quegli occhi sbarrati, fissi. Quindi, segno di un violento trauma, comunque di un violento shock. Non c'era nulla che vi facesse pensare che fosse qualcosa di diverso da una semplice caduta. Al momento no, ora anche ricordando il sangue, com'era, il sangue c'era anche, mi sembra, degli schizzi vicino allo zoccolo del muro, del pavimento, quindi come se fosse caduto e avesse anche magari picchiato nella sporgenza. Quindi al momento, poi dopo magari i dubbi sono venuti, ma subito no, anche perché non c'è stato il Non tempo di c'è stato il tempo. pensare a cosa poteva essere successo. Ha notato macchie di sangue in altri punti della stanza o al di fuori della stanza quando
quando siete arrivati? Che io mi ricordo, no, probabilmente del sangue, poi è caduto sulla scala quando abbiamo portato giù la nata. Quando il commercialista ha chiamato la madre. E dunque, vedete, lui conferma la versione di Marisa Bacchioni, quindi del sangue caduto giù le scale. Risulta strano, ecco, sentir dire che lì per lì si poteva pensare a una caduta, perché per quanto ne sappiamo, referti, testimonianze, ora ne sentiremo una, doveva essere abbastanza sfracellata la poveretta. Una semplice caduta non avrebbe giustificato, però in effetti al momento devi soccorrere, ci pensi dopo. Assieme alla zia, che si è subito allontanata piangendo. Tutti e tre hanno pensato a un incidente. Forse Nada è caduta, hanno pensato. Forse si è sentita male e ha battuto la testa. Ce lo racconta lui, proprio lui, il commercialista Marco Soracco, intervistato per noi da Lorenzo Viganò. Quella mattina, come praticamente accadeva tutti i giorni, sono sceso dal mio appartamento, che è al piano sopra stante lo studio, e verso le 9:10, 9:15. Sono entrato, ho trovato la porta chiusa normalmente e la luce accesa nell'ingresso. Come di solito, appunto, Nada lasciava acceso quando c'era, arrivava un cliente suonava alla porta e lei andava ad aprire. E sono entrato nella stanza e l'ho vista distesa sul pavimento, in un lago di sangue, coricata con la testa vicino al muro, e che respirava con una certa difficoltà. Non c'era niente fuori posto, non c'erano tracce sul pavimento, tranne che sotto il corpo di Nada. Era tutto, diciamo, normale. Non c'era neanche sulla scrivania di Nada, su quale lavorava il computer acceso, tutto era in ordine. C'erano soltanto, ovviamente, degli schizzi di sangue sui mobili e sulle pareti. Mentre Nada viene portata di corsa in ospedale, la vita in quel palazzo di via Marsala si fa frenetica come in un formicaio impazzito. Fin dai primi minuti, sul pianerottolo del commercialista, c'è una piccola folla. C'è il commercialista e sua madre. Ci sono i genitori del finanziere. C'è una donna del primo e una donna del terzo piano. C'è un parente di una signora del quinto. C'è quella ragazza che è uscita a fare la spesa. C'è un uomo che zoppica. C'è una signora con il cane. Una piccola folla. Potrebbe sembrare un quadretto grottesco, come una pagina tratta da quel pasticciaccio brutto di via Merulana di Carlo Emilio Gadda. Grottesco e quasi comico, se non fosse che in quel momento all'ospedale c'è Nada. C'è una ragazza di 25 anni che sta morendo. Certamente il primo impulso delle persone è la curiosità, un po' come quando c'è un incidente, no, sull'autostrada, e purtroppo la gente tende a rallentare con il rischio di provocare altri incidenti finché non arriva la stradale e si dispone a irregimentare questo traffico con la paletta a far scorrere. Quindi prima arriva l'ambulanza, in un secondo momento, anche roba di pochi minuti, sopraggiungerà la polizia, ma ci sono dei momenti in cui i condomini accorrono, è umano, è naturale, non sono entrati nell'appartamento, ma sicuramente hanno sostato, hanno pascolato sul pianerottolo, sulle scale. E non c'è nulla da recriminare, perché è un impulso naturale quello di appostarsi. Non è tanto il mio, io me ne starei alla larga laddove c'è un corpo in agonia. Però si sa che la curiosità in genere prevale, e quindi non dobbiamo scandalizzarci e stracciarci le vesti per questo. Prendo con la testa fracassata. Alle 10 Nada in sala operatoria, in condizioni gravissime, tanto che i medici che la operano devono chiedere l'aiuto di un altro chirurgo. Alle 11:30 viene portata in rianimazione, intubata perché è in coma. Alle 12:30 i medici constatano che è in condizioni gravissime e cercano di rianimarla, ma inutilmente. Alle 13 ci riprovano, tentano un provvedimento chirurgico d'emergenza, ma inutile anche questo. Alle 13:45 fanno un altro tentativo. Alle 14:10 Nada muore. Intanto, dalle 9:20, in quel palazzo di via Marsala c'è la polizia, perché appena arrivati in ospedale i medici hanno constatato subito che Nada non è caduta, non ha battuto la testa cadendo. Nada è stata colpita da pugni e calci che l'hanno raggiunta in tutto il corpo. È stata colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente dotato di spigoli, e ha sbattuto contro un altro corpo contundente, largo e piatto, e ha sbattuto così violentemente che le si è appiattito il cranio. Non è un incidente questo, è un omicidio.
Sembrerebbe da questo resoconto di essere in presenza di due diversi tipi di corpi contundenti, come abbiamo visto in altri video e ci torneremo ancora. Si parla in ogni caso di quasi di un pestaggio, e la caduta poi potrebbe aver causato il contatto della testa contro lo zoccolo, che era piuttosto il battiscopa, si chiama qui, che era piuttosto sporgente, come si vede dalle fotografie, senza contare questa alterazione al pube che non si è mai capito bene cosa sia. Però qui non si tratta appunto solo di un colpo, di un pugno sfuggito, dopodiché magari la ragazza cade a terra, l'aggressore si spaventa e allora dà il colpo finale. Vi ricordate che fu fatta questa osservazione, ne parlammo riguardo a un altro caso. Qui si tratta di una determinazione portata avanti nel corso di non possiamo dire quanto, perché mi pare non sia stato nemmeno quantificato dagli addetti ai lavori, ma almeno di un minuto. Perito di parte, il dottor Marco Canepa. Lei si è fatto un'idea della dinamica di ciò che è avvenuto? La dinamica, la mia opinione è che inizialmente questa ragazza sia stata attinta con dei colpi al capo e in questo frangente c'è stata questa colluttazione. Dopodiché c'è stato un ulteriore urto contro il muro, probabilmente proiettata, spinta. Comunque un urto molto violento e in ultimo c'è stata ancora queste ultime lesioni alla regione frontoparietale sinistra del cranio. Ma perché? Chi voleva uccidere una ragazza come quella? Massacrarla in quel modo, così brutale e violento? Perché? Chi era Nada Cella? Nada era una ragazza che avrebbe compiuto 25 anni fra 2 mesi. Era una brava e seria ragazza di provincia, figlia di Sì. brava gente, che viveva assieme ai suoi a Chiavari, dove conduceva una vita tranquilla, tutta casa, lavoro, studio e chiesa. Quel lavoro, come segretaria di un commercialista, sempre quello da 5 anni, appena conseguito il diploma come perito aziendale, con 57 sessantesimi. La palestra, dove... Allora, ricordiamo appunto che a quanto si legge anche Nada aveva frequentato il famoso Istituto Gianelli, la sede di Chiavari, e lì si era diplomata e poi aveva trovato lavoro nel circolo delle Acli, quindi noi supponiamo che in quella famiglia non ci sia stata ostilità verso il circolo cattolico in generale. A Chiavari c'è anche un famoso istituto di formazione professionale di matrice cattolica, di cui ho conosciuto il fondatore, Don Negri, e si chiama il Villaggio del Ragazzo. È così che funzionava allora in Italia e soprattutto in certe realtà che erano fortemente impregnate. Quindi quando si dice le suore hanno aiutato Lucia Cecere e avranno suore e preti, come si dice un po' volgarmente, si disponevano ad aiutare tutti i loro alunni, ex alunni, protetti, assistiti. Non ci vedo nulla di torbido e mi dispiace che invece oggi a volte venga vissuta in questo modo. Dove andava a fare aerobica, le amicizie, i fine Palestra dove settimana. andava a fare aerobica, mentre avete visto in un altro testo si legge che avesse smesso da qualche mese. Paesino di origine dei suoi, ad Alpepiana. E poi sabato sera lì vicino, a Santo Stefano, in discoteca con gli amici. E per le vacanze un viaggio, in Sicilia, oppure in Grecia, dove era stata l'anno prima e dove sarebbe stata anche quell'anno, tra pochi mesi, se qualcuno non l'avesse uccisa. Chi era Nada? Era una ragazza tranquilla e simpatica, dolce, molto carina anche, ma anche molto riservata, chiusa, un po' introversa, come è di solito la gente delle sue parti, liguri di provincia, liguri di montagna. Ce ne dà un ritratto la sorella, Daniela. Lei è la sorella di Nada. Quanti anni di differenza ci sono fra voi due? Quattro. Com'erano i rapporti tra lei e Nada? Erano buoni anche se eravamo molto diversi come tipi, eravamo completamente diverse. Lei era molto riservata, io invece sono più istintiva, più impulsiva, mi arrabbio, poi mi passa, invece lei era più attenta nelle sue reazioni, era molto selettiva nelle sue amicizie, era più generosa, era in gamba molto.
A scuola andava molto bene, ero più brava di me. Questo più generosa mi ha fatto riflettere, perché lo dice anche tradendo un sorriso Daniela Cella. Non è che per caso Nadia faceva dei prestiti, Nadia, Nada, scusate, faceva dei prestiti, per esempio, quella è una pista mi sembra mai battuta, se era così generosa, buona, per quanto un po' introversa e silenziosa, potrebbe essersi fatta dei nemici, anche per Era questo. proprio, era anche più intelligente, amava viaggiare perché, ad esempio, mi ricordo quando è andata a Parigi, aveva voglia di vedere, di scoprire posti nuovi. Aspettava il grande amore, si sarebbe sposata. Secondo me pensava che ci fosse il principe azzurro che un giorno l'avrebbe presa e portata nel castello, diciamo, perché anche lì non è che si lasciasse molto andare ai suoi sentimenti. Sì, secondo me aspettava una persona speciale, ecco. Aspettava una persona speciale, aspettava il principe azzurro. Dopo un vecchio amore, una cotta che aveva preso all'età di 15 anni, che poi era finita ma le era rimasta sempre nel cuore, non c'era stato più nessun altro. Qualche ragazzo conosciuto in discoteca, quei sabati sera, che però non era mai riuscito a passare l'esame. Non era Vabbè, quello che... Lucarelli è un eloquio attento e selettivo, quindi a 15 anni ti prendi una cotta, vedremo poi per chi sarebbe stata questa cotta, e poi arrivi a 25 senza che mai alcuno passi l'esame. Pare improbabile per una ragazza degli anni 90. Non era quello che sembrava, non era serio, non era quello giusto, non era il principe azzurro. Perché Nada non era una ragazza che si accontentava. Leggeva, studiava, prendeva lezioni di inglese per perfezionarsi. Quel lavoro come segretaria, quella provincia, le andavano un po' stretti. Erano soltanto una pausa in attesa di qualcosa di meglio. Una pausa lunga, durata almeno 5 anni, ma Nada era una ragazza di provincia che ci andava piano, con tranquillità. E del resto quel lavoro che non amava, quel lavoro lo svolgeva comunque con estrema scrupolosità. Ecco, questo passaggio di Lucarelli è interessante. Evidentemente avranno raccolto confidenze che emergerebbero però anche da altri atti, secondo cui tutto sommato Nada era insofferente. Ora noi sappiamo che vivere in provincia, crescere in provincia può essere molto bello, c'è chi rimane legato alla provincia di nascita. E chi invece non vede l'ora di scapparne? E questa sembrerebbe essere stata l'ambizione dei più tra quelli giovani, in quegli anni 90, in cui tanti appunto italiani se ne scappavano, spesso a Londra, qualche volta alle Canarie, posticini del genere, no? Dove li avrebbe attesi un futuro molto luminescente. La stessa Sara Scarzi, a quanto pare, aveva questa ambizione, o addirittura lì si parlava di un sogno di fare la barista in Germania, a Berlino, perché ci fu un periodo in quegli anni in cui Berlino, dopo la caduta del muro, era diventata di nuovo una città di culto, come lo era stata negli anni 20 e in parte 30. Parrebbe di capire quindi che Nada si preparasse ad andarsene. Questo è il passaggio, che però parrebbe attestato da qualche altra testimonianza. Nada era una ragazza molto semplice, era Soracchio. anzi anche eccessivamente scrupolosa, aveva un forte senso del lavoro e del dovere, per cui diciamo, era molto più facile che facesse 5 minuti più in orario che 5 in meno. Anche quando andava appunto a fare una commissione fuori, la vedevano sempre andare molto in fretta, quasi correre, proprio per evitare di perdere tempo. Diciamo, dal punto di vista lavorativo non sono mai lamentato, Vedete, sfortunatamente. Soracco, il tanto vituperato Soracco, racconta già molto di più in un minuto di Nada di quanto non abbia fatto Volponi sulla Cesaroni. E anche qui emerge che la cella sarebbe andata per commissioni, perché quando lavori per uno studio commercialista, evidentemente, o quando lavoravi ai tempi, qui siamo 6 anni dopo Via Poma, capita che tu debba magari portare in giro carte per delle firme, acquisire degli scontrini per le dichiarazioni dei redditi. Non sempre i clienti
vanno a studio, qualche volta se sono, soprattutto se sono commercianti, se hanno delle attività impegnative, e l'impiegata che si reca ed è già qualcosa più di quello che ci è stato detto per via Po, ma quindi Soracco non appare poi così reticente, calmo, controllato per educazione probabilmente, per carattere, ma non si nega e già dice qualcosa. Era, diciamo, sicuramente scrupolosa e dal punto di vista umano lei aveva avuto Dal punto di modo di vista conoscerla. umano, ho detto, una ragazza senz'altro chiusa, introversa, ma riservata. Però, diciamo, che scherzava, diciamo, facilmente sulle cose, sul lavoro. Così però tutto si limitava, diciamo, a una sfera superficiale. Io della sua vita privata non sapevo niente. Una brava, tranquilla, seria ragazza di provincia, Nada. Dolce, carina e molto simpatica, anche se un po' chiusa, un po' introversa. La testimonianza di Soracco sembra credibile, anche se può in parte stupire, perché 5 anni a contatto senza sapere nulla, non ti racconta di qualcosa che fa, di qualche suo hobby, una chiacchiera. È vero, siamo liguri, sono liguri, dei liguri pur sangue. Si può essere riservati e anche avere la tendenza a non scoprirsi, ma in 5 anni non sapere proprio nulla l'uno dell'altro, beh, insomma, non è da tutti. Chi poteva voler uccidere una ragazza come quella in quel modo, massacrarla così? Chi? E perché? Quel lunedì, Nada esce di casa con la madre verso le 6:50 del mattino. La signora Cella sta facendo tardi al lavoro perché non ha sentito la sveglia, ma Nada era già alzata alle 6:20 e così l'accompagna lei con la sua 500 rossa fino al comune, dove lavora come bidella. La lascia davanti al comune e poco dopo le 7 torna a casa. Va detto che in questo filmato, che tutti conoscerete o potrete vedere, l'automobile è un'altra, è anche in diverse ricostruzioni. Sembra si voglia far sparire dallo scenario la 500, che però tornerà in un successivo video, vedremo. Qui parcheggia l'auto sotto al palazzo e dopo essere salita a finire di lavarsi, rifà i letti, prende il caffè, prepara il pranzo, poi prende la bicicletta e va al lavoro. Ecco, questa è una cosa che dice Lucarelli, poi non verrà mai più ripetuta da nessuno. Noi sentiamo sempre raccontare che Nada accompagna la madre che ha fatto tardi, poi ritorna a casa a sistemarsi, prende la bicicletta e va in ufficio. Invece qui parrebbe addirittura che si dovesse ancora fare la doccia o quant'altro, e addirittura si sia messa a spicciare casa e a preparare il pranzo, il che però avrebbe comportato una perdita di tempo notevole e questo influirebbe sugli orari. Non c'è a tutt'oggi chiarezza. Sulla strada si ferma ad un panificio in via Piacenza, dove compra del pane e una focaccia che però dimentica sul bancone. Poi arriva in via Estella, lascia la bici sotto i portici, la lega, come di solito, con la catena e gira all'angolo in via Marsala per andare nell'ufficio in cui lavora. Che ore sono esattamente? Non lo sappiamo. Potremmo saperlo dallo scontrino del panettiere, ma quel giorno il negozio non l'ha rilasciato. A È una certa ora vero, il del. negozio non l'ha rilasciato, ahi noi, forse è passato qualche guaio per questo mancato scontrino, però i panettieri saranno stati in grado di ricostruire più o meno, ma non li abbiamo ascoltati, nel senso che il caso di Nada Cella emerge con prepotenza negli ultimi anni, mentre su Via Poma abbiamo una vivisezione di tutte le dichiarazioni, le persone in ogni caso hanno parlato, anche persone dello scenario negli anni. Per Nada sarà appunto la solita Liguria silenziosa, però non abbiamo poi molto di più. Probabilmente hanno detto sì, è passata, si è dimenticata questa pizzetta o focaccia, che insomma, ritorna come per Simonetta, probabilmente focaccia, perché noi Liguri a mattina siamo molto legati.
A volte si sente pizzetta. In ogni caso è strano che prenda il pane e lasci la pizzetta. Potrebbe aver avuto dei pensieri o semplicemente era la fretta. In questo non bisogna necessariamente vedere qualcosa di strano. Del mattino, Nada va nell'ufficio in cui lavora, entra in quel formicaio e viene risucchiata, e di lei non sappiamo più niente, se non Mi notizie di lei. irrita sentire dire in quel formicaio. A volte leggo un palazzo vecchiotto, era un palazzo nel tipico stile degli anni 60, siamo nel 96, era un palazzo di quanto, 5-6 piani, non era un particolare formicaio a livello palazzoni delle periferie di Milano-Torino, insomma, era quasi una palazzina, insomma. Fino a quel tonfo, alle 9 un minuto, fino a quel massacro. Le indagini del commissariato di Chiavari si scontrano subito con una serie di difficoltà, una serie di sfortunate coincidenze, di grossi errori, di problemi che hanno compromesso irrimediabilmente la scena del delitto. I barellieri, quando sono entrati per soccorrere Nada, hanno dovuto spostare la scrivania. Hanno dovuto farlo, era necessario, era l'unico modo per portarla via di lì. E poi c'è quel sangue. Il sangue che Nada ha perso durante il trasporto e che si è forse mescolato con altre tracce di sangue, confondendo tutto. E poi ci sono dei rilievi che sul momento, pensando ad un incidente, non vengono fatti. E quel via vai continuo di gente, sul pianerottolo, sulle scale, per la strada che non viene Che dei bloccata. rilievi non vengano fatti, ora possiamo anche pensare che anche no, perché in realtà abbiamo scoperto che c'erano capelli, per esempio, conservati per decenni, che poi non sono risultati essere di Nada, e lì bisognerebbe capire allora di chi, perché quelli di Nada erano molto riconoscibili e poi un'analisi era fattibile anche al tempo, c'era il bottone, quindi perché dire che i rilievi non furono fatti? Bisogna, insomma, anche far passare del tempo per capire se quello che viene detto risponda davvero alla realtà. Questa è una sintesi estrema, con tutta la stima per Lucarelli. Troppe cose. E poi c'è un particolare, una cosa che di solito nei gialli non succede, neanche quelli duri, un po' strani di Giorgio Scerbanenco. Perché appena Nada viene portata via, la madre del commercialista, che viene ricordata da tutti come una persona maniaca dell'ordine e della pulizia, scende dal piano di sopra con straccio, secchio e scopa e pulisce le scale e l'andito dello studio, fin quasi all'ufficio di Nada, prima che gli agenti pensino a fermarla. L'ufficio della segretaria, poi, non è così in ordine come ricorda il commercialista. Su questo è inutile tornare perché io l'ho già spiegato in altra occasione. La polizia era lì e era un pantano perché era arrivata tanta gente. Questo si può agevolmente dedurre. Se una ventina di persone hanno sostato, possiamo immaginare quello che è accaduto, che può essere accaduto, cioè, impiastri, come si dice da queste parti, e che la madre ha provveduto a pulire. Anche perché altrimenti la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata. Poi la polizia sgombra e si dedica, però anche i poliziotti arrivano con le scarpe, arrivano con il corpo e non volando, e quindi finché arrivi nella stanza sono già passati i barellieri, si è formato uno strato. Non abbiamo la minima idea, cioè l'abbiamo dalle fotografie, ma le fotografie vengono anche scattate in una situazione di maggiore tranquillità rispetto al primo impatto della scena che nessuno può ricostruire esattamente, se non chi l'ha vista nell'immediato. Ora qui Lucarelli appunto fa una contestazione a Soracco. La stanza non era così ordinata come se la ricorda il dottor A Soracco. parte lei, a parte Nada, che è steso in una pozza enorme di sangue, un lago largo 1 metro per 1,20 m, a parte lei c'è sangue dappertutto in quell'ufficio. Nella locuzione c'è sangue dappertutto, è a sua volta piuttosto irritante per me. Lago di sangue, sangue dappertutto. In realtà le fotografie non mostrano sangue dappertutto. Quello che Soracco ha voluto dire è che non c'erano segni di colluttazione fuori dalla scrivania, non c'erano mobili rovesciati, oggetti per terra, tracce sulle tende, tutto era circoscritto in quel punto. C'erano poi degli oggetti, la scarpa, gli occhiali, certamente in quei 2 metri quadri qualcosa è accaduto, ma solo lì e non fuori, altrimenti lui se ne sarebbe accorto.
E anche chi è entrato, perché alle 9:18 questo chiama il 113, perché ancora forse non c'era il 118, non mi ricordo, scusate. E quindi non si può neanche pensare che lui abbia rimesso in ordine dopo l'uscita, nel caos e nella confusione. Può essere che nella maniacalità di madre, figlio e zia abbiano rimesso a posto la scrivania, può essere, ma non è attestato da nessuno in realtà. C'è sangue sul muro, sull'alimentatore, nel Certo, computer, è sulla ovvio. poltrona di Nada e sulla sua scrivania. Certo, questo non è mai stato negato da Soracco. Terra, in mezzo al sangue, c'è il bottone di un jeans. Ci sono le sue scarpe macchiate di sangue, alcuni capelli attaccati al muro, la sua borsa sotto al tavolo, i suoi occhiali e un paio di chiavi, di cui una spezzata. Indagini difficili quelle. Questa prima parte si conclude qui. Gli occhiali. Io non ho mai sentito dire che Nada circolasse con gli occhiali, non aveva ancora bisogno di questo, probabilmente li utilizzava soltanto per lavorare. Nelle fotografie infatti non li ha. Questo può significare che aveva già avuto il tempo di estrarli dall'astuccio, evidentemente, dove li teneva, e di indossarli. Aveva già svolto alcune attività, se poi sono stati trovati per terra. La borsa può essere in quella posizione sul pavimento perché è scivolata appunto durante l'aggressione, quindi questo ha senz'altro una spiegazione. Ora vedremo che cosa ci dirà il dirigente della scientifica nel successivo episodio di questa analisi.